Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Minecraft e vi chiedete perché. Perché non sapevo cosa fare e non avevo abbastanza spazio per scaricare altri giochi. Adesso mi aggiornerò. E quindi ho deciso di fare un altro video su Minecraft per andare finalmente nel Nether. Iniziamo subito. Siamo nella nostra vecchia casa. Mi sto preparando per andare nel Nether. E ho già fatto già molte cose, ho costruito già la nuova casa, vi farò vedere tutto. E stavo cercando le cosiddette frecce per uccidere il ghast. Eccole. E farò anche delle mele d'oro per sicurezza. Adesso qua ho preso anche l'oro. E qua c'è Enzo, soprannome. Ciao Enzo. E qua ci ho fatto un collegamento per arrivare alla nuova casa, che è una specie di castello a quattro piani, sotterraneo, e piano terra, piano secondo e tetto sotto. Poi inoltre ho fatto una specie di un posto per tenere tutto il cibo che ho, così per sicurezza se qualcuno vuole entrare, sono sicuro. Tutto qua è sotterraneo dove c'è tutti gli incudini, cose per incantare e spero che vi piaccia. Qua c'è il piano terra con la porta secondaria e là, come intravedete, c'è anche il bunker e come vedete là c'è il specie di casa. Qua c'è il secondo piano con un caminetto, due letti e due chest, tutto da due. E qua c'è il piano superiore con la bandiera, una chest vuota, sì, adesso devo riempirla, e la bandiera italiana. Comunque, andiamo subito in era. Ci vediamo tra poco. Ragazzi, mi stavo dimenticando di dirvelo. Ho fatto questa specie di rotaia che porta dalla miniera, ovvero da un buco che porta alla miniera a casa mia. Ovvero, in fondo qua ho fatto due buchi fino in fondo alla nostra miniera, qui uno per andare giù e uno per andare su in modo abbastanza veloce. E voilà, siamo arrivati. Iniziamo subito a prenderci la nostra spadina bella in diamante, due tre lapislazzuli che la incantiamo. Ah, le piume, non credevo di avere le piume. Una faccia che ne abbiamo pochissime. Questa non è gravel. 10 di gravel, il nostro archetto incantato e cos'altro ci può dire? Ah, ho fatto delle zuppe e una pozione di resistenza e mi sono messo anche un'armatura. Stavo cercando la mela per farla d'oro, evidentemente non c'è. Abbiamo del gran pollo. Flint steel, perfetto. Perfetto. Perfetto, così possiamo fare tutto. Allora, facciamo subito delle altre frecce. Ah, giusto, manca gli stick. E adesso, bene, uno e due. Abbiamo in tutto 13 frecce. Ma che roba! Andiamo subito in casa, c'è la spadina di diamante, che abbiamo trovato degli altri diamanti, io e limo. Roba pazzesca. Spada. C'è effetto 1 affilatezza, effetto 2 affilatezza e poi saccheggio. Io direi un saccheggio, perché no? Voilà, spada nuova di zecca. Mettiamo subito a posto qua con l'arco, il cibo, la zuppa, perfetto. Le frecce non servono. Qua metteremo un'altra zuppa, perfetto. E sono già andato nel Nether. È stato un po' difficile a costruire con tutti i mostri che mi seguivano come dei matti, però ce l'ho fatta. Ho fatto anche questa bella pozione e iniziamo. Ah, un'altra cosa molto figa che ho notato: se voi buttate qualcosa nel Nether, questo qua passerà di là e quando entrerete nel Nether, dove andate un po', troveremo la zuppa di là.
Perfetto. Qua, come vedete, ho fatto la mia coltivazione mini di... si chiamano? Verrucchio sottomondo. E spero di trovare qualche mostro. Subito con la pozione. Perfetto, l'ho sprecata. Perfetto. Ragazzi, la pozione è andata. Andremo subito di spada. Wow, 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 wow. Ok, iniziamo. Un attimo, Opzioni, difficoltà, c'è. No? Niente? No, stiamo scherzando? Tu vuoi dirmi che in Nether non c'è un mostro? Neanche uno? No, stiamo scherzando, Tutta questa... niente? Aspettate un attimo, proviamo a entrare, uscire e entrare. Strano che non ci sia nessuno. Devo prendere anche della glowstone. Sei chiuso solo. Nel mondo normale. Voilà. Guardiamo qua una cosa. Dovrebbe essere giorno. Si spera. C'è qualche zombie qua. Come vedete abbiamo fatto tutti gli scavi ai funghi, quelli che mi servivano per fermentare le verruche. Allora, stavo dicendo, ho fatto qua degli scavi e niente mostri, niente di niente. Oh, li avete visto? Io li ho attivati, cioè non per nessuno. Io i mostri li ho attivati. Un attimo. Ragazzi, eccomi qua. Qua è da un quarto d'ora che controllo. Un quarto d'ora che sto girando per il Nether. Niente. In teoria, cioè, nel Nether è sempre buio. I mostri dovrebbero spawnare. In teoria. Non so. O che si è buggato poco. Qua niente. Non c'è niente. Nulla. Lava, lava e lava. E della gravel. Non si può. O che si è buggato il mondo o che la... Cos'è? L'avete... Ditemi che non l'avete visto. Un zombie maiale con la testa... No, 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 aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Che cavolo c'è qua? Sono invisibili? Uno zombie maiale, ragazzi. Uno, due zombie maiale. No, uno. Zombie maiale. No. Se tu vuoi dirmi che dopo che ho cercato per ore, poi ore, quarto d'ora, 20 minuti, gli mostri zombie maiale, così niente, e adesso che io mi arrendo, viene fuori l'esercito? Poi cos'è, cosa ho visto? Perché io vedo tanti mostri che stanno spawnando, no? Stavo per andare nella lava. Torno a casa per sicurezza. Che adesso non voglio tornare a vedere un'ordata di zombie. Capito? I tizi qua. Prima si nascondono e fanno... non c'è nessuno. Se lo aspetti ti saltano addosso. Che bravi. Lava. Un attimo, Voilà, eccomi tornato. C'è uno zombie con una spada incantata. Voglio provare a tirarlo giù con una freccia. Sperando di sprecarla. Perché ne ho già... Ah, però ce n'era anche uno lì. Vabbè, proviamo comunque. Vai, freccia. Colpiscilo. Lo sapevo. Sprecata come niente. Non si può. Non si può. Ghast. No, solo zombie. Ghast. Niente ghast. No.
Stavo pensando che se questo ce la faremo, proverò a farmi una pozione del antifuoco, la resistenza al fuoco. Perché se devo venire qua e poi mi devo fare nella lava, tanto vale che ci sia un'altra volta. Io ragazzi comunque devo provare a picchiare uno zombie. Arriva qualcuno. Qua saltella, ecco, è felice di incontrarmi. Ciao! Bravo, salta, salta. Salta, tanto sarai i tuoi ultimi salti, quindi goditeli pure. Oh, ciao bello zombie. Da quello che mi ricordo, se attacca uno zombie tutta la massa nel raggio di 20-30 blocchi. Per ammazzare uno, giro lo schermo. Niente. Ero solo. Ora volontà. Volevo anche fare più portali del Nether per far sì che gli zombie entrassero nel mondo e io poi li ammazzassi facilmente con delle pozioni oppure il danno per caduta, anche se i zombie da zombie maiale hanno molta vita, credo 12 di vita. Ne ho una proprio per solo troppo, perché adesso il Nether, ok, c'era soltanto quello lì, era per passare, dimenticato delle cose a casa. Due ragazzi, 3, 2, 1, via. Un pelo, dai, picchia. Aia. Ammazzati. Gast, niente. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, anche se non c'erano i gas, dovevamo ucciderli. Dannati Ghast. E spero vi sia piaciuto e al prossimo episodio dove cercheremo di uccidere i Ghast. Ciao.